In questo tutorial vi spiegherò come registrare una traccia audio utilizzando un registratore digitale esterno. Per quanto una telecamera possa essere voluta, se noi cambiamo la posizione della telecamera durante un dialogo, l'audio tenderà a diminuire o ad aumentare a seconda della distanza della telecamera. Avendo invece un registratore vicino a noi, esterno, possiamo mettere la telecamera anche con campi lunghissimi e continuare a registrare lo stesso audio in maniera perfetta. Facciamo un esempio, campo molto lungo, ma comunque l'audio è sempre in primo piano. Campo più ravvicinato, sempre audio in primo piano, senza problemi di differenza tra un audio di una ripresa e l'altra. Ecco, potete usare un qualsiasi registratore digitale per registrare l'audio. Io uso questo qua, è molto buono perché ha comunque due uscite stereo ed è, diciamo, molto leggero, versatile e ha molte, diciamo, capacità di memorizzazione per i file. Solitamente è meglio posizionarlo all'altezza della bocca e fare un test per vedere se la registrazione è di buona qualità o meno. Ora passiamo ad Audacity, un software open source molto interessante. Possiamo cancellare rumori di fondo, aggiungere effetti e persino cambiare l'intonazione della nostra voce. In questo tutorial vi spiegherò come In questo tutorial vi spiegherò come registrare una traccia. Esportiamo il nostro audio, lo salviamo in MP3 o in qualsiasi altro formato vogliamo poi utilizzarlo, naturalmente. Passiamo adesso al montaggio audio-video. In questo tutorial vi spiegherò come registrare una traccia audio utilizzando un registratore digitale esterno. Grazie per aver seguito questo tutorial, se vi piacerà ne seguiranno altri.